buffet RC, modello particolarissimo con do diesis articolato. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e contenuti esclusivi. Ho fra le mie mani un clarinetto che è un anno più grande di me. È un Buffet RC del 1978. La particolarità tutta speciale di questo clarinetto è che ha il do diesis articolato. Il do diesis articolato è un modo tutto particolare di posizionare la chiave del do diesis, che è questa qui. Nei clarinetti senza il do diesis articolato, la chiave del do diesis è questa qui. Quindi va verso l'interno dello strumento. In questo clarinetto invece abbiamo la chiave che è qui, quindi ha questa articolazione tutta particolare. E tu mi chiederai, perché si sono inventati tutta sta cosa complicata? Beh, ci sono diverse ragioni. Questo do diesis posizionato frontalmente allo strumento evita l'accumulo della condensa. Ti ricordi, avevo fatto la pillola sull'effetto moca? Ecco, questo evita l'effetto moca sul do diesis, che è una nota molto effetto moca. In più, se noti bene, il cuscinetto, quindi l'articolazione, è posizionata qui, ma qui c'è un'altra piccola leva. Questa leva è una figata pazzesca, perché quando devi fare il trillo, invece di fare questa cosa qui con la mano sinistra, che è sempre un pochino complessa, che è un pochino macchinoso, puoi farlo con questa chiavettina qui. Molto molto meglio, vero? Questa, come dicevo prima, è la prima versione degli RC. E una particolarità di questo strumento è che la goccia della chiave del Mi bemolle è perfettamente in verticale e non trasversale come gli altri RC. Questo strumento, inoltre, non è 18-6, ma è 19-6. Sai perché? Perché ha anche l'anello sul Do. Cosa che per esempio nei 18-6 non c'è, qui non c'è nessun anello. Quindi questo porta ad avere un foro in più sul fusto, questo qui, che migliora la emissione di queste note. Ho visto questo strumento e mi sono veramente impressionata, perché è bellissimo e ha un legno tutto particolare che balza all'occhio per la sua compattezza. Infatti mi diceva Claudio Origliano che questo qui non è un Grenadilla Wood, ma è un ebano. Vero ebano, effettuata una overhaul completa, è ritornato nel suo pieno splendore. La cosa che mi ha colpito di questo strumento è che riesce a fare un pianissimo da urlo. DRC ne ho provati veramente tanti. Uno con il do diesis articolato non mi era mai successo di provarlo, ma devo dire che veramente è uno strumento eccezionale, mi piace un sacco. Ha una risposta timbrica incredibile che permette variazioni di timbro e di dinamica
incredibili. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Per essere uno strumento prima serie degli RC è veramente bello, bello, bello. Non ti capiterà spesso di trovarti fra le mani uno strumento del genere, ma se ti dovesse capitare, tienilo in considerazione perché è veramente molto, molto bello. RC sono strumenti incredibili in tutte le versioni, nella prima versione col 12 articolato, nella versione dopo il 2014. Sono strumenti che veramente sono incredibili. Io veramente li ammiro tantissimo e sono strumenti che io ho suonato per molti, molti anni. Spero che questa recensione possa esserti utile. Ricondividi il video liberamente con i tuoi amici musicisti. Se mi lasci un commento mi fa sempre piacere e io ti do appuntamento alla prossima recensione di clarinetto. Ciao ciao!